Pace e bene, bentornati al nostro appuntamento con i santi. Oggi ricordiamo San Geremia da Valacchia. Ascoltiamo la sua storia. Ion nasce in Romania il 29 giugno del 1556 da una famiglia di agricoltori. Convinto che in Italia si trovassero i migliori cristiani del mondo, desiderò di partire e i genitori a 19 anni glielo consentirono. Dopo un lungo viaggio arrivò a Bari, quando aveva 22 anni, ma non trovò quello che si aspettava. Così, nella quaresima del 1578, andò a Napoli tra i cappuccini, dove senza ricevere gli ordini sacri, venne accolto come fratello laico. Lasciato il nome nativo, diventa Fra Geremia da Valacchia. Nella chiesa di Sant'Eframio Nuovo, a Napoli, resterà fino alla morte. Qui, sotto il dominio spagnolo, Fra Geremia diventò il protettore della gente abbandonata ed ebbe la capacità di soffrire con loro. Raccoglieva cibo e vestiti per loro, mentre di lui non si sapeva che cosa mangiasse. Quando non andava in giro per i poveri, si prendeva cura degli ammalati, i piegati, i paralizzati, i pazzi. Il suo servizio era accompagnato dalle preghiere che più amava, il Pater Noster e la Salve Regina. Gli affidarono Fra Martino, al quale nessuno si avvicinava per via delle sue piaghe. Fra Geremia gli rimase accanto per 4 anni, fino alla morte. Per la gente del posto fu un sollievo la sua morte, mentre per Geremia no. Tra le lacrime dirà: «Povero Fra Martino, era la mia ricreazione». Al convento andavano a trovarlo dotti, teologi e lui, con il suo italo-rumeno-napoletano, elargiva consigli. Morì il 5 marzo del 1625. Il suo saio venne cambiato 6 volte perché continuamente tagliato dalla folla che andava a trovarlo per l'ultimo saluto. Papa Giovanni Paolo II lo beatificò nel 1983. I suoi resti mortali si trovano a Napoli, nella chiesa dell'Immacolata Concezione. San Geremia nasce in Romania, in una città di contadini, anche i suoi genitori sono contadini e agricoltori e lui aiuta la famiglia nel lavoro come può. Poi però crescendo gli viene questo sogno nel cuore ed è quello di partire, la meta dei suoi sogni è l'Italia, spinto anche dalla fede, pensando che l'Italia a quel tempo, vista la presenza del Papa e della forte cristianità, fosse una sorta di paradiso della fede, un grande luogo dove poter vivere la fede serenamente, dove la fede fosse vissuta in maniera coerente. Viaggia, fa questa sfida alla sorte perché lui senza mezzi, analfabeta, comunque intraprende questo viaggio riuscendosi a sostenersi da sé con i lavori anche più umili. Arriva a Bari dove purtroppo inizia ad avere le prime delusioni. L'Italia non è poi questo grande paradiso della fede che lui immaginava e con un po' di tristezza nel cuore inizia a girare, comunque continuando la sua ricerca. Arriva a Napoli fin quando conosce i frati cappuccini. Da lì inizia la sua storia e la sua vita prenderà una piega di santità magnifica. Sentiamo che cosa scrive di lui Francesco Saverio Toppi, che è stato proclamato venerabile poco fa da Papa Francesco. Ci dice: «Non si vergognava di elemosinare mai dai macellai la carne per gli ammalati e i poveri. Si industriava di raccogliere indumenti per coloro che non avevano di che coprirsi. Difendeva i servitori maltrattati dai padroni. Si interessava per collocare i disoccupati in un lavoro onesto. Si premurava di procurare la dote a ragazze orfane o pericolanti perché si sposassero decorosamente. Si recava nelle carceri per visitare i detenuti. Si prodigava per estinguere le inimicizie e pacificare gli animi agitati dall'odio. Era un'immagine vivente e operosa
della misericordia del Signore. Ecco le carceri, gli ammalati ai quali portava il cibo e glielo procurava, queste ragazze che avevano bisogno del denaro per sposarsi o comunque di una sistemazione, altrimenti sarebbero andate perdute. Vedete quanta praticità nella santità di San Geremia. Che ne è della praticità della nostra fede nella nostra vita? Non è che ci siamo ridotti alle preghiere, alle devozioni, ma poi alla fine le nostre mani sono lontane dai corpi dei poveri. Questa provocazione ci invada il cuore, e preghiamo San Geremia affinché la nostra presenza di cristiani possa essere autentica come quella che lui desiderava di trovare quando partì per la nostra bella terra italiana. San Geremia prega per noi.